Ascoltala. 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 Vivila. 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 IRDM. No, è appunto, però tu sei molto, diciamo, quotata nel giro delle modelle, delle hostess, eccetera, no? Quindi fai, svolgi questa tua, che quasi un'attività, no? Non proprio una passione. Inizialmente era solo una passione. Sì. E ultimamente sta diventando una vera attività, almeno per ora. Per ora. Prende la maggior parte del mio tempo. Sì, però naturalmente noi sappiamo che tu vieni da una scuola molto importante, no? Sei stata insegnante. Sì, sono un'insegnante, ma senza il posto lavorativo, purtroppo. Una precaria, insomma. Sì, sei una precaria. Dalla Facoltà Teologica Pugliese vengo. Facoltà Teologica Pugliese. Vabbè, sentiamo un altro po' di canzoni. Se no... Allora, facciamo finta, tanto taglio qui, non ti preoccupare, mica andiamo così. Quindi, Mary Chittano Cutrofiano, che comincia la sua attività quando? L'attività, insomma, di modello. Attività, cioè, artistica, diciamo. Artistica, sì. Circa 4-5 anni fa. E lo hai fatto per caso oppure rendendoti conto? Per molto caso. Inizialmente attraverso delle conoscenze in comune con altre care persone, e poi da lì... Insomma, ti sei resa conto che puoi essere anche, come dire, impegnata a dimostrare la tua bravura in questo settore, non solo nella scuola. Sì, mi sono resa conto che sembra che possa essere fatto per me. Poi non dipende tanto da me, ma dipende anche quanto dalle lo altre curi, persone. Quanto lo curi questa tua passione, diciamo? Quanto lo curi? Molto, tantissimo, tant'è che prende la maggior parte del mio tempo ormai. E la curi stando a fare delle prove vicino allo specchio, magari? No, vicino allo specchio quasi. Prove, niente. Niente prove. La preparazione mia personale, ok, ma certo. Prove effettivamente no. C'è bisogno di fare tanta ginnastica, di praticare delle palestre? Io personalmente non vado in palestra, ma non perché non mi piaccia, per mancanza di tempo, appunto. Di tempo. Però ma tu ritieni che c'è bisogno di fare attività fisica? Sì, sì. Serve, come? Cioè, appena modellare posso, il corpo, appena posso qualcosa... La faccio. Cioè, la tonicità del corpo, no,
c'entra, insomma. E come si c'entra? Appena posso vado a correre, vado a camminare, uso degli attrezzi ginnici che ho a casa. E col maquillage che cosa come la mettiamo? Ho un bel rapporto col maquillage. Sì, eh? In che senso? Nel senso che mi piace molto carmi, insomma. Truccarti. Lo fai da te oppure... No, faccio tutto da me. Faccio tutto da me. Quindi non ricorri, insomma... No, per niente. Faccio tutto da me. Ma per mancanza di denaro oppure per scelta? Insomma? No, per scelta. E nel caso in cui dovessi capitare in un camerino? Sì. E ti viene la truccatrice, che fa? La mandi via? Guarda, preferisco truccarmi da me, ecco, in ogni caso. Dirai, però se ci sono degli ambienti in cui è, diciamo, tra virgolette obbligatorio, mi presto normalmente, come quando sono stata davanti un altro, per dire, in TV a Canale 5. Sì. Quindi ti era un onore essere truccata dai truccatori di Mediaset. Ecco, nel caso in cui ci dovessero essere, per esempio, a Bravissima, sì, i truccatori, tu che faresti? Dai, ci prestiamo. La volta scorsa c'erano, quest'anno, infatti, pure. Sì. Tu c'eri? La volta scorsa c'eri tu? No, non c'eri. No. Però c'era, la volta scorsa c'erano, quest'anno credo pure ci saranno. Se volete utilizzarli, utilizzerete. Sa, Bravissima, questo è uno spettacolino che tu sposerai volentieri, perché appena te l'ho detto, insomma, tu sei andata... Volentieri, ho accettato. Dritta. Mary Chittano, grazie veramente di cuore. Speriamo che tutto quello che tu immagini possa accadere nel tuo futuro si realizzi. Grazie a voi e speriamo che sia così come per le mie colleghe ugualmente. Assolutamente, assolutamente. Auguriamo veramente tanta fortuna.